Senatore, continua la battaglia della Lega Nord contro l'IMU agricolo. Nella legge di stabilità che cosa avete presentato? Noi abbiamo presentato un emendamento soppressivo a questa vergognosa norma che introduce una nuova gabella per migliaia e migliaia di proprietari di terreni non agricoli incolti. È una norma che peraltro è già efficace e che ha comportato un taglio di 365 milioni di euro a 4.300 comuni. Il PD sta sorridendo, è entusiasta di un annuncio da parte del governo di un rinvio del pagamento della gabella al prossimo anno. Si parlava di 6 mesi, in realtà il sottosegretario ha parlato del 26 di gennaio, quindi un rinvio di 40 giorni, ma i comuni comunque hanno confermato il taglio pesante, ottenuto già a bilancio già chiuso. E i cittadini, questi proprietari, si ritroveranno il prossimo anno a pagare questa nuova gabella 2 volte. La prima entro il 26 di gennaio per il 2014 e poi successivamente di nuovo per pagare l'annualità 2015. Una vergogna, certamente una penalizzazione per chi ha dei terreni in montagna che magari investe già dei soldi per la manutenzione, per fare opere di prevenzione contro il dissesto idrogeologico. Un vero scandalo, un pasticcio, la cui responsabilità è da scrivere tutta al governo e alla maggioranza che ha sostenuto questa norma.